un anno dall'infamia del Green Pass, ancora qui. Grazie Draghi per questa splendida resistenza. Grazie. Siamo ancora qua. Quel giorno il voto abbiamo vinto se siamo ancora qua. Hanno tentato di schiacciarci in ogni maniera. Manganelli, lacrimogeni, denunce, multe, sanzioni, arresti, divieti, licenziamenti politici, calunnie, invenzioni, campagne terroristiche della stampa, ma noi siamo ancora qua e resistiamo. E la nostra resistenza è necessità, perché all'emergenza Covid, a quella guerra politica contro i popoli che è stata la gestione Covid, è subentrata un'altra guerra, una guerra vera, militare, in Europa, tra le potenze, una guerra della NATO che utilizza l'Ucraina, che sacrifica il popolo ucraino per i suoi obiettivi di guerra. Questa è la realtà.